Due giorni sotto i riflettori del mondo, Roma ha ospitato i ministri dello sviluppo economico e dell'energia dei paesi più industrializzati del pianeta. Stati Uniti, Giappone, Canada, Regno Unito, Francia e Germania. Rispetto al G8 è mancata solo la Russia, sospesa a marzo con l'inasprirsi della crisi in Ucraina. Un argomento centrale quest'ultimo del summit internazionale che si è svolto nella città eterna lunedì e martedì scorsi. Non è un forum per decidere eventuali sanzioni, la precisazione però del padrone di casa Matteo Renzi. Inevitabile comunque che il convitato di pietra del G7 sia stato Vladimir Putin, considerata la dipendenza energetica da Mosca di molti paesi europei, in primis della Germania che importa dalla Russia circa il 30% del suo fabbisogno di gas, ma anche dell'Italia che supera il 25%. L'obiettivo principale è la diversificazione delle fonti energetiche, come ha sottolineato al termine del G7 il ministro dello sviluppo economico italiano Federica Guidi. Tra le priorità della due giorni, anche le fonti rinnovabili, a favore delle quali è scesa in campo Greenpeace, che martedì ha appeso un enorme striscione sulla terrazza del Pincio, un settore nel quale per Legambiente l'Italia sta ottenendo buoni risultati. Secondo un dossier presentato dall'Associazione Ambientalista, infatti, il nostro paese va meglio della Germania e della media dell'Unione Europea. Benvenuti a Micro e Macro, la trasmissione di economia di T9, la trasmissione che ha l'obiettivo di parlare dei piccoli e dei grandi temi dell'economia, da quelli di respiro nazionale e internazionale a quelli della vita di tutti i giorni. Oggi, come avete visto durante la copertina, cominciamo parlando di energia e delle ripercussioni derivanti dalla crisi in Ucraina. Iniziamo dal delineare qual è la situazione del fabbisogno energetico dell'Italia. L'Italia dipende dall'estero per circa l'80% della propria bilancia energetica. Noi importiamo gas, importiamo carbone, importiamo petrolio, importiamo tutto ciò che serve per trasformare appunto le materie prime in energia o in trazione anche nella mobilità. Ovviamente siamo anche un paese che ha investito molto nelle rinnovabili e questo consente un po' di indipendenza. Circa il 30% dell'energia elettrica oggi proviene da fonti rinnovabili. È una dipendenza comunque molto alta che ci impone di diversificare le nostre fonti di approvvigionamento. Ad oggi siamo collegati a dei tubi che vengono dalla Russia, che vengono dall'Algeria o dalla Libia. Con lo sviluppo di rigassificatori potremo portare del gas anche da altre parti del mondo, meno tese, meno a rischio, consentendo una maggiore indipendenza e anche a prezzi più competitivi. Una fotografia che certamente risente dell'instabilità non solo politica di molti dei paesi fornitori. La situazione è che noi abbiamo per fortuna una molteplicità di fonti anche abbastanza portate di mano, quindi Norvegia, Russia, Libia, Algeria, più mercato libero anche del gas naturale, più quella che è la nostra energia idroelettrica, più le rinnovabili che abbiamo troppo incentivato, ma insomma le abbiamo. Ecco, questo è il nucleare, invece non ce l'abbiamo ormai per scelta, come dire, decisiva, direi soprattutto Fukushima ha dato un impulso molto forte. Tutto questo però si somma al fatto che il costo dell'energia è alto, cioè i mercati stanno ancora su, il gas, come noi sappiamo, è agganciato al prezzo del barile di petrolio che stiamo intorno ai $100, quindi questa bolletta ci è cara, e al fatto che noi ancora non abbiamo portato fino in fondo tutte le misure di efficientamento energetico che ci permetterebbero di risparmiare ulteriormente. Questo è il quadro, tenendo conto che la Libia per ora è completamente destabilizzata. Con la Russia abbiamo questo quadro di crisi con l'Ucraina che non ci taglia necessariamente, come dire, gli approvvigionamenti. Questo è un scenario molto estremo, ma insomma è un problema politico che prima non c'era. E l'Algeria noi speriamo che, come dire, riesca a fare una transizione politica che però è molto complessa. In questo contesto di per sé già molto complesso, molto articolato, si inserisce la crisi internazionale in Ucraina.
Questo momento di grande tensione per quanto riguarda la crisi in Ucraina, come bisogna guardare a questa situazione? C'è bisogno di un supplemento negoziale, mi sembra, perché con l'uso e l'esibizionismo di forza non si va da nessuna parte. Per quanto riguarda l'aspetto dell'energia, che comunque rimane cruciale in questa partita? Sì, ma non è solo per questo, perché c'è la necessità di un equilibrio. Penso che la strada sia quella di un'Ucraina federale, in cui come punto anche di neutralità tra l'Unione Europea e la Russia. Il dialogo e il rapporto d'amicizia deve continuare, non ci sono alternative. I rapporti tra Europa e Russia, Presidente, c'è una reciproca dipendenza, diciamo, quella europea c'è per... C'è una dipendenza, ma c'è anche una storia che ci deve vedere uniti, superare le incomprensioni. D'altronde, tra Europa e Russia c'è un'interdipendenza tale, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista commerciale, da dover necessariamente improntare i comportamenti alla realpolitik. L'Europa è dipendente dalla Russia come la Russia è dipendente dall'Europa. L'Europa prende un terzo del suo metano dalla Russia, per metà attraverso l'Ucraina. Esportazione di gas e petrolio verso l'Europa sono il 70% delle esportazioni russe. La differenza è nei tempi. Nel breve periodo siamo più dipendenti noi da loro che viceversa, a medio termine possiamo trasformare questo rapporto, però per farlo dobbiamo muoverci rafforzando la cooperazione tra diversi paesi in termini di infrastrutture, diversificazioni, investimenti. La difficoltà è che l'Europa è dipendente dalla Russia in maniera diversificata, alcuni paesi poco o niente, penso ad esempio al Regno Unito, che però non vuole condividere le sue risorse con altri paesi, alcuni molti come l'Italia e la Germania, altri quasi totalmente come i paesi baltici e i paesi dell'est. Anche la Russia rischia molto, non ha interesse a perdere la sua fama di fornitore affidabile, perché si rimetterebbero in discussione progetti già in piedi, si accelererebbero soluzioni e rotte alternative. Una considerazione che a maggior ragione si applica anche all'Italia. L'Italia è un paese che ha scelto di stare e di investire sulla frontiera del dialogo e quindi con un rapporto non di muro contro muro con la Russia. Deve essere chiaro che il nostro paese, dentro il quadro dell'Alleanza Atlantica, e considera l'annessione della Crimea un fatto fuori dai criteri della legalità internazionale. Quindi su questo dialoghiamo, ma avendo chiaro qual è il nostro punto di riferimento internazionale. Politica del realismo che però non deve concretizzarsi, non deve risolversi in semplici annunci destinati a rimanere sulla carta. Ci vogliono, come sempre, fatti concreti. Io credo che l'insegnamento del conflitto nei Balcani ci sconsigli dal prendere iniziative avventate nel teatro russo-ucraino da una parte, dall'altra i rapporti commerciali e industriali dell'Europa continentale prevalentemente con la Russia siano non solo importanti ai fini strettamente economici, ma siano importanti anche ai fini della convivenza pacifica fra paesi diversi. La crisi ucraina va risolta, diciamo così, attraverso le vie diplomatiche, considerando una cosa, che noi non è necessario che facciamo tutti i giorni la faccia feroce con Putin, il giorno dopo però facciamo il gasdotto South Stream che Putin vuole. È meglio fare quattro cattiverie in meno a parole ed essere seri sul fronte dei gasdotti, cioè fare le infrastrutture che come dire, contrastano un po' la prevalenza russa nelle forniture del gas. La situazione in Ucraina dal punto di vista dell'energia non è tanto preoccupante sul breve periodo quanto soprattutto sul medio e lungo periodo. Per questo c'è la necessità impellente per l'Italia e per l'Europa di diversificare le fonti energetiche, come d'altronde ha sottolineato anche il ministro dello sviluppo economico italiano Federica Guidi al termine del G7 che si è svolto qui a Roma lunedì e martedì.
Beh, non ci preoccupa a breve, perché le risorse, le riserve che abbiamo consentono di affrontare una possibile crisi immediata dell'Ucraina. Ci deve preoccupare a lungo termine, perché quello che dimostra l'Ucraina è che non c'è una stabilità assoluta anche su accordi pluriennali di decenni, e quindi bisogna diversificare da varie fonti l'approvvigionamento per poter essere più sicuri. Un'opportunità in questo senso arriva dagli Stati Uniti. Enel è forse la prima azienda europea ad aver aperto un canale importante con gli Stati Uniti. Come sappiamo, gli Stati Uniti hanno grandissime quantità di shale gas disponibili, hanno cominciato a immaginare l'esportazione fuori dagli Stati Uniti, e noi abbiamo fatto un grosso contratto che vale 3 miliardi di metri cubi di gas, di cui 2 per la Spagna e 1 per l'Italia, che consentirà al nostro paese, ma anche all'Europa, di aumentare la propria indipendenza dai tubi tradizionali. Per diversificare il nostro approvvigionamento energetico sono fondamentali le infrastrutture. Intanto l'Italia adesso, in questo momento, il gas lo riceve. Il problema non è essere preoccupati, il problema è che cosa fare da persone adulte serie. L'Italia deve dotarsi di alcune infrastrutture che oggi non ha, ma che ha in progetto di fare, superando le resistenze localistiche che ne impediscono la realizzazione. Penso all'approdo in Puglia del gasdotto TAP, che ci porterà il gas a zero, che è un'alternativa reale al gas russo. Penso al rigassificatore di Porto Empedocle, che ci può portare il gas liquefatto dai paesi dove questo gas liquefatto viene prodotto. In questo modo potremmo attendere una reale alternativa alle forniture russe, altrimenti diamo fiato alle tonsille, ma facciamo poco di concreto. A tal proposito si pensi alla TAP, acronimo di Trans-Adriatic Pipeline. Si tratta del progetto di un gasdotto che dovrebbe collegare la Grecia alle coste meridionali dell'Italia, passando attraverso il Mar Adriatico e l'Albania e consentendo al gas che arriva dall'Azerbaigian di raggiungere innanzitutto il mercato italiano e quindi anche gli altri mercati europei. Il nostro paese non ha indipendenza energetica. Noi importiamo più energia di quella che produciamo per poter avere le nostre televisioni accese, consumare quindi gas ed elettricità. Oggi il nostro mix di approvvigionamento è molto sbilanciato sulla Russia. Avere un'infrastruttura come TAP che ci consente di avere il gas dall'Azerbaigian e da altre regioni diverse dalla Russia è assolutamente importante per essere sicuri che se ci sono dei problemi in Russia piuttosto che in Algeria, piuttosto che in Libia, il nostro paese non sia costretto a spegnere la luce o a spegnere il gas. Naturalmente non risolviamo tutti i nostri problemi con TAP, che è un'infrastruttura che comunque va fatta, rispetto al quale il nostro paese ha preso impegni a livello internazionale. Abbiamo bisogno di estrarre il petrolio e il gas che è presente nel nostro paese, all'interno e sulle coste. Non possiamo indietreggiare negli investimenti sulle rinnovabili, dobbiamo cioè fare in modo di avere più capacità produttiva e di approvvigionamento, in modo da non essere sotto il ricatto di nessun paese terzo. Un'infrastruttura dunque strategica per l'Italia e per l'Europa, soprattutto nell'obiettivo di diversificare le nostre fonti energetiche. Dovrebbe arrivare in Puglia, a San Foca, nell'Eccese. Dovrebbe, appunto, perché qui in Italia contro la TAP ci sono enormi proteste. Il nostro paese ha la tendenza a guardare i problemi nella loro dimensione più piccina, e quindi guardiamo al nostro ombelico, non guardiamo invece l'orizzonte più ampio. È evidente che se noi affidiamo le scelte strategiche dell'energia ai comuni, alle province, alle regioni, commettiamo un errore che è strategico. Opere che hanno la rilevanza internazionale, come TAP, piuttosto che la licenza a poter estrarre petrolio e gas dalle nostre coste, non è una questione che attiene agli enti locali, sono questioni che attengono all'interesse nazionale del Paese, e su questo deve essere ridata competenza e legittimità allo Stato e al Governo di decidere, senza sopraffare i cittadini, anzi coinvolgendoli nella discussione e prevedendo anche degli incentivi e delle agevolazioni a favore dei cittadini, ma deve essere chiaro che se un'opera è di interesse nazionale, quell'opera va fatta in maniera
trasparente, corretta e sostenibile. Sicuramente abbiamo una governance delle regole che deve essere rivista e la riforma del titolo V è l'occasione giusta. E ora sul tema dell'energia vi proponiamo un'intervista in esclusiva che abbiamo realizzato con il Vice Ministro allo Sviluppo Economico Claudio De Vincenti. Con il Vice Ministro abbiamo parlato della crisi internazionale in Ucraina, delle ripercussioni soprattutto per quanto riguarda il settore energetico, ma anche della necessità di differenziare le nostre fonti energetiche e della possibilità di raggiungere comunque una collaborazione più stretta a tal proposito con gli Stati Uniti. Sentiamo allora l'intervista. Lei ha parlato di 4 priorità per quanto riguarda l'energia in Italia. Quali sono queste priorità? L'efficienza energetica, le infrastrutture di gas, le infrastrutture elettriche e le rinnovabili, le fonti rinnovabili. Quanto vi preoccupa quello che sta accadendo ovviamente in Ucraina dal punto di vista energetico? Che ripercussioni ci potrebbero essere sull'Italia, sull'Europa? Stiamo seguendo con grande attenzione. Chiaramente il flusso di gas dalla Russia è importante, però contemporaneamente siamo in grado, ove ci dovesse essere una eventuale interruzione al flusso di gas, siamo in grado con gli attuali stoccaggi e con le fonti di approvvigionamento alternative che abbiamo sia dal Nord Africa sia dal Nord Europa di sopperire a questa eventuale carenza e in più di prepararci per il medio periodo, diciamo i prossimi mesi, in modo da avere comunque gli stoccaggi pieni e poter fronteggiare qualsiasi evenienza. Naturalmente la situazione va seguita con attenzione, questa crisi ucraina rafforza la determinazione italiana di diversificare le fonti di approvvigionamento e qui sia i rigassificatori sia il gasdotto TAP svolgono una funzione molto importante, strategica per l'Italia e per l'Europa. Se dovesse spiegare a chi ci segue da casa qual è la situazione, la fotografia dell'Italia dal punto di vista energetico, noi importiamo molta energia, qual è la fotografia da questo punto di vista? Ma noi importiamo molto gas perché siamo un paese che ha una produzione autonoma di gas limitata, anche se possiamo aumentare la produzione di gas nazionale, intendiamo farlo nei prossimi anni, però comunque restiamo un paese fortemente importatore di gas, quindi la sicurezza del nostro paese passa sia per l'integrazione in Europa sia per la differenziazione delle fonti di approvvigionamento. Come dicevo prima, qui è molto importante sia i nuovi gasdotti da costruire, in particolare il TAP, sia i rigassificatori, perché i rigassificatori consentono di approvvigionarci da qualsiasi area del mondo in cui si estrae gas. Ci sarà la presidenza di turno dell'Unione Europea proprio a guida italiana a partire da luglio. Ecco, che cosa metterete in cima all'agenda economica, politica dell'Unione Europea per quanto riguarda proprio l'energia? Direi 3 cose principali. Prima di tutto la sicurezza energetica e quindi le infrastrutture di cui parlavo, la realizzazione delle infrastrutture di cui parlavo. In secondo luogo il completamento del mercato unico europeo, che è fondamentale per dare sia maggiore concorrenzialità al mercato, quindi contenere i prezzi, sia per migliorare la sicurezza, perché questo significa che tutta Europa diventa interconnessa e quindi ci può essere scambi di gas tra i diversi paesi e anche scambi di elettricità, sia infine il pacchetto clima-energia, che noi riteniamo molto importante. La posizione italiana è una posizione che è stata recepita all'interno della comunicazione europea di gennaio scorso. Si tratta di realizzare una economia a minor contenuto di carbonio in modo economicamente sostenibile. L'ultima domanda sugli Stati Uniti: che tipo di rapporti ci possono essere sia oggi ma soprattutto in prospettiva per quanto riguarda l'energia? Direi principalmente in prospettiva sarebbe molto utile che gli Stati Uniti diventassero paese esportatore di gas, hanno una produzione di gas molto, molto forte con le ultime tecnologie, le ultime scoperte che hanno fatto, quindi se il gas degli Stati Uniti venisse esportato questo aumenterebbe la liquidità del mercato internazionale abbassando i prezzi per tutti.
chiudiamo la prima pagina dedicata all'energia e parliamo di lavoro, perché in un momento di crisi economica come l'attuale, una trasmissione che appunto ha l'obiettivo di occuparsi di economia non può non trattare i temi del lavoro. Noi come Micro e Macro, fin dall'inizio di questa trasmissione, di questo programma, ci siamo impegnati a sottoporre alla vostra attenzione alcune offerte di lavoro. Prendete carta e penna dunque, per ogni dubbio scriveteci. Bruxelles, andata e ritorno, la rubrica di Micro e Macro che parla dell'Unione Europea. Quest'oggi cerchiamo di focalizzarci sui rapporti esistenti fra Bruxelles e Washington, sui rapporti esistenti tra l'Europa e gli Stati Uniti. Ne parliamo con Enrico Cisnetto. E l'Italia con l'Europa come si pone oggi rispetto agli Stati Uniti? C'è una somma di due responsabilità. Gli Stati Uniti hanno sbagliato politica, mi è passato per le mani proprio in queste ore il libro di Sergio Romano, che è esplicitamente accusatorio nei confronti degli Stati Uniti della sua politica mondiale e che definisce fallimentare. E condivido in buona parte la sua analisi. Dall'altra parte non ci sono gli Stati Uniti d'Europa, ci sono paesi europei che hanno politiche estere diverse, condizionate da fattori per esempio energetici. Per quanto riguarda il rapporto con la Russia di Putin, l'elemento energetico è fondamentale. C'è chi è più dipendente, come noi è la Germania, che tendenzialmente, quantomeno stiamo attenti, diciamo, a essere riguardosi nei confronti di chi ci manda il gas, e ci sono altri paesi invece come la Francia che non hanno questa dipendenza e possono muoversi diversamente. Ma il fatto che ci siano più politiche estere naturalmente pesa, perché la politica estera di ciascun paese, per quanto importante come possono essere Francia o Germania, escludo l'Italia che è meno importante sicuramente, sono però politiche estere troppo fragili rispetto a quella che avrebbe potuto e dovrebbe essere la politica estera europea comunitaria, unitaria, espressa con un'unica voce. Rapporti tra Stati Uniti ed Europa che sono destinati a diventare ancora più stretti, sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista commerciale, attraverso la creazione di un'area di libero scambio. Nonostante le difficoltà, si va verso la creazione di una zona, diciamo, economica commerciale comune fra Unione Europea e Stati Uniti. Ci sono delle trattative in corso, si dovrebbe arrivare a questi trattati. Quanto può essere importante la creazione di questa nuova area commerciale, economica? Beh, è una risposta alla Cina e all'Asia, ed è una risposta giusta, una risposta necessaria, anche se francamente non era il primo dei problemi quello dei rapporti commerciali tra Europa e Stati Uniti. Ognuno ha fatto, per carità, la tutela dei suoi interessi, però insomma non è che ci facevamo la guerra. Quindi questo è un passo utile, ma non è un passo decisivo. Bisogna fare ben altro, e bisogna farlo avendo cura di capire che occorre ridisegnare gli assetti geopolitici mondiali, tenendo conto soprattutto delle questioni energetiche. La geopolitica del futuro sarà soprattutto una geoenergia. Micro e macro, dai grandi temi dell'economia ai temi della vita di tutti i giorni. E così anche questa settimana, come ogni settimana, siamo andati direttamente a chiedere l'opinione dei cittadini. Gli abbiamo formulato una domanda chiara, ossia che cosa ne pensano della misura introdotta dal governo Renzi che dovrebbe garantire alle persone che hanno un reddito medio-basso 80 euro in più al mese. Lei è tra le categorie che riceveranno gli 80 euro eventualmente in busta paga in più? Dove è in quella categoria? E che ci farà a quel punto? A quel punto saranno sempre 80 euro in più. Sarebbero utili comunque?
sono troppo pochi, io fa 80 euro questo. Non penso sia una cosa che cambia molto, sinceramente. Potrebbero essere di più, dovrebbero essere di più per fare la differenza. Non è quello che fa la differenza, si potrebbero fare altre cose. E che cosa ci farebbe eventualmente? Beh, dipende dal budget che si ha normalmente. Possono servire a fare un po' più di spesa, possono servire ad andare una volta fuori se non è possibile andarci. Per chi ha un budget molto limitato, 80 euro sono tanti. Con 80 euro non è che può cambiare. Sì, se sei uno da solo a casa, magari pure quelli 80. Se noi contiamo in due, noi spendiamo 200 euro al mese per la spesa. Ma stiamo attenti, ecco, detersivo 99 centesimi, se no non lo compravo. Ultima parte di Micro e Macro dedicata come di consueto alle imprese, agli imprenditori, a coloro che nonostante questo periodo di grave crisi economica hanno deciso comunque di investire e di rischiare. Quest'oggi ci occupiamo della storia di due giovani romani under 30 che hanno portato qui nella capitale lo street marketing. Mezzi è una società di street marketing, quindi attraverso l'utilizzo di questi veicoli, nello specifico Ape Car Classic Piaggio, il cliente potrà andare in giro sulle strade della città e farsi promozione. Quindi come si fa promozione? O attraverso semplice volantinaggio, sampling di prodotto, somministrazione gratuita di prodotti e alimenti o altrimenti vendendo anche la sua merce. Quindi questa è un'ottima opportunità per le persone che vogliono rientrare del costo della pubblicità vendendo allo stesso tempo i loro prodotti. Quindi il cliente potrà andare in giro, personalizzare l'ape e contemporaneamente vendere e farsi promozione del proprio prodotto. Sono mezzi normali oppure mezzi comunque diciamo riprogettati in maniera particolare? Vediamo questa in particolare molto alta. Sì, sono veicoli speciali, quindi progettati apposta da un architetto specializzato in promozione e marketing che ha sede a La Spezia. E, diciamo, a seconda dei diversi utilizzi si costruiscono in maniera differente. Questa qui per esempio è un'ape ristorazione, quindi ha tutti gli accessori per diventare un vero e proprio ristorante su strada, mentre invece quest'altra che abbiamo è l'ape vetrina, la chiamiamo, quindi si può utilizzare sia per vendita di abbigliamento, prodotti alimentari, prodotti confezionati, accessori, comunque tantissimi utilizzi, tant'è vero che l'ultima uscita l'ha utilizzata un artista per esempio per farci una mostra in giro per strada. Quindi dipende. Per questa puntata di Micro e Macro è tutto. Torniamo la prossima settimana, stesso giorno e stessa ora.